che continuerai a morire. Ti sposti sulla mappa. Horn lo devi Ok. giocare in quel senso, perché se no. La questione principale riguardo cosa Baloo poteva dare in questa partita non era la fase di corsia. Sapevi che contro il Gnar Sì. di Ace Fos ci avresti perso. Intanto, Signore e signori. signori, selezione campioni e andiamo a vedere un po' che cosa si giocheranno a questo giro Raccoon e Mobarog. Viene bannata immediatamente Irelia, che sappiamo questa volta essere il ban contro Haki direttissimo. Nocturne contro Vanez, sensato, e non solo, è un enorme power pick. Per favore, bannate Nocturne a Vanez. Per quanto la prima volta che l'abbiamo visto è stato. Bannate Nocturne, punto. Allo stato Sì. attuale è davvero troppo troppo forte. Sì. Bannate Thalia, anche quello uno dei power pick attuali, flessibile tra più corsie, giungla e corsia centrale principalmente, ma ne abbiamo viste alcune anche in corsia inferiore. Morgana, un power pick che non solo è un power pick, ma è un ban diretto a Paolo Cannone. Quindi hai rimosso due enormi problemi, perché potrebbe anche essere utilizzato per mano di counter, l'abbiamo visto succedere. Però, Aatrox bannato da parte di Mobarog. saggio, saggio, saggissimo. Viene bannata anche Camille. Camille che è di solito uno dei pick su cui si può appoggiare Vanez, ma anche Ace Fos eccelle su questo campione. È un quel flex pick che potrebbero sfruttare bene e non glielo vogliono lasciare. Non Zoe rischia. Locata, questo significa Kai'Sa. Kai'Sa. Kai'Sa per counter. Prima stavi facendo la lista di campioni eccellenti per counter. Lucian, Lucian, Kai'Sa. Kai'Sa. No, non volevo finire così, No, suona vabbè, per bruttissimo. carità. È che è riuscito a eccellere Sì. su questi due campioni principalmente lungo tutto lo split, perché ha Sì. giocato principalmente questi, non è che non ne abbia altri. Ha Kai'Sa, giocato Morgana benissimo. secondo te sarà Kai'Sa, funneling? no. Non penso funneling in questa partita. Sarebbe rischioso. E piuttosto giocati le lane classiche. L'abbiamo detto prima, il funneling è una strategia pericolosa. E viene selezionato Graves. Ringrazia Vanez che gli viene lasciato ancora una volta. Non sono d'accordo con questo Graves, Ok. perché tu a questo punto della draft avevi bisogno di tenere sotto scacco una possibilità. I Raccoon potrebbero adesso rispondere con Kindred su Ayne, e a quel punto non avresti Xin Zhao come counter di Swain, e invece viene tutto ribaltato perché Xin Zhao arriva dai Ciao. Raccoon. Ok. Xin Zhao è una scelta interessante. Può aggredire Graves. Poteva, perché col Phase Rush Lo riesce scatto a gestire. fasico. Con lo scatto fasico riesce a gestirlo, ma il pattern di gioco è così pericoloso. Devi lanciarti in mezzo. E continuano con l'aggressione i Raccoon Lucian ancora. va benissimo. Sì, Traitor ha fatto un assolutamente. partitone con Ah, no, Lucian. assolutamente. Anche se preferisco il suo Jhin. Balla con Jhin, davvero. Vero? Ma Jhin ha dei tempi. Allora, il problema Jhin Xayah qual è? Che Jhin Xayah. Jhin Kai'Sa, perdonami. Jhin Kai'Sa hanno delle build che se va male qualcosa per Jhin e viene ritardato in qualche modo il suo build path, Vero. Kai'Sa può abusarne. Sì, rallentare il build path di Jhin sarebbe anche un pattern di gioco che potrebbero applicare i Mobarog. Semplicemente continuano a mettere pressione in corsia inferiore, rallentano Jhin e lo mettono in un sacco di problemi. Quello è un Ornn bloccato. D'accordo. Non è la prima volta che vediamo Ace Fos giocare Ornn, Sì. per quanto i tank non siano molto tra le sue corde come categoria di Ma campioni. semplicemente perché non sono necessari solitamente. La sua dominazione di corsia è sufficiente per ottenere vantaggio e da lì poi andare ad aggredire gli avversari. Un Ornn significa avere una corsia tra virgolette passiva, perché abbiamo visto Ace Fos giocare Ornn ed è tipo disgustosamente aggressivo. Vero, Ottenuto livello 3, letteralmente tira dritto. inoltre ti tiene sotto scacco alcuni campioni in corsia superiore come Mundo. Sì. Mundo subisce tantissimo la pressione di Ornn e Graves, e quindi non lo andrai Bannate a selezionare. Darius però, se no quell'Ornn avrà una E fin. infatti, Ok, meno male. Darius riesce a gestire ogni Bruiser e ogni tank, tranne da Aatrox. Spoiler. Aatrox, lul. Wukong. Ok, ah, ok, sai tanto perché? rispetto per Sai Suzume. perché? Ornn è un fulcro di ingaggio iniziale, arriva Wukong e da lì non puoi più fuggire. Hai già perso troppa vita. Non Il solo. fight è già perso a quel punto. C'è già Zoe mid. Anche, Wukong gestisce anche. molto bene Zoe. Per un semplice motivo: appena vedi la bolla che arriva su di te, tu puoi scappare dietro al tuo clone e puoi negare l'ingaggio con la stella vagante, che a quel punto deve andare alla cieca. Quello è Quella è Ryze per Ryze. Suzume. Ok, interessante. Quindi una fase di corsia centrale abbastanza passiva in cui andrà a costruire il suo mana. Zoe pusha leggermente meglio di Ryze nei primi livelli. Più scala Ryze, più sarà facile per lui tenere Zoe sotto scacco in corsia centrale, però. E qui però vogliono andare comunque per Mundo Mundo contro Ornn. e Allora. Graves. I danni di Kai'Sa sono sufficienti per abbatterlo se riescono a tirare giù la barra iniziale degli HP di Mundo, però servono ferite gravi e ne servono tante, ma tante.
Ecco, arriverà la chiamata del carnefice su Graves. Per forza. Oltre a una Black Cleaver, una mannaia oscura. Necessaria, è necessaria contro quella team comp. Gli serve la capacità di kitare meglio grazie alla passiva del Page. Gli serve la possibilità di abbassare l'armatura dell'avversario. E Rakan in corsia inferiore. Ok, quindi counterpick che finisce nelle mani di Paolo Cannone. Cosa ti aspetti contro Rakan? Allora, intanto Alistar. Hai Alistar disponibile. Alistar sarebbe il più semplice da utilizzare. Alistar Kai'Sa è perfetta come lane. Davvero, Alistar Kai'Sa. Sai cosa mi ricorda Alistar Kai'Sa? Quella che era la vecchia lane in Season 3, Alistar Vayne. Ah. Alistar piazza giù i crowd control, 20 asfalta, stesso discorso, ottenuti i livelli necessari per farlo. Sì. E contro Rakan Alistar è così forte. Vede Rakan entrare di entrata trionfale, boom, lanciato per aria. C'è un ma. Rakan crea tantissimi problemi in team fight ai MOBA ROG. Sì. Se Paolo Cannone non si posiziona correttamente. Assolutamente d'accordo. Perché puoi andare ad ammaliare e sbalzare Horn, evitando così la riattivazione della chiamata del dio della forgia. Puoi andare a intercettare Kai'Sa quando entra dentro con il suo istinto omicida. Puoi creare problemi a Ryze bloccando così anche un portale dei reami. Sì. Rakan è un ottimo pick contro i team fight dei MOBA ROG. E già abbiamo visto i Raccoon una volta voler giocare team fight. A livello di team fight sono eccezionali, davvero davvero eccezionali. Dipenderà molto dal posizionamento, come hai detto tu, di Paolo Cannone e di Aesphos. Se Aesphos si trova in una posizione più da, non da frontline andrà a giocare in frontline nel momento in cui ha utilizzato la sua ultimate o non è disponibile. In quel caso, ok, si posiziona aggressivo perché comunque può permetterselo, sarà full tank, andrà a piazzare crowd control e proteggerà i propri alleati da tentativi di aggressione avversaria. Ma nel momento in cui ha la ultimate e deve utilizzarla, rimarrà più indietro, sarà più un midline fighter, rimarrà dietro, sì, a Paolo Cannone. Paolo Cannone deve proteggere Aesphos durante l'utilizzo della chiamata del dio della forgia. Se Vero. Non viene utilizzato in maniera corretta quello strumento che è il fulcro iniziale, fulcro centrale di ingaggio dei MOBA ROG, rischiano tantissimo, perché poi non c'è un vero follow up. Possono kaitare, ok, ma kaitare contro quel team un po' pericoloso, mondo che ti segue con le accette infette. Una cosa però da notare, che mi lascia un po' perplesso della formazione dei Raccoon, okay, è che i Raccoon sono non lo so, è come se avessero draftato non un piano preciso. Mm-hmm. O meglio, andiamo a definirli campione per campione. Va bene. Hai Balu che torna su un tank da team fight. Perfetto. Punto. Ok, e questo va bene. Ottimo. Hai Xin Zhao, che è un campione che vuole prendere qualcuno fuori posizione, cercare pressione early game. Ok. Più un campione da pick comp. Va bene. Hai Zoe, che è un campione di Arras slash pick, quindi comunque può stare bene con Xin Zhao. Ma non sai cosa? Andiamo a vederlo. Andiamo direttamente in partita. Entriamo nella landa degli evocatori e vediamo con mano, vediamo con occhi quello che andrà effettivamente a succedere. Raccoon contro MOBA ROG. Ci dovremmo essere. E ci siamo. Ci siamo. Signore e signori, per la seconda partita di questa serie andiamo adesso sulla landa degli evocatori. Raccoon, lato blu della mappa, contro MOBA ROG. MOBA ROG giocano per chiuderla, Raccoon giocano per la salvezza. Da casa con i vostri hashtag. Hashtag RCN win o hashtag MOR win. Se ti fate per i procioni o per gli orchi. E Aesphos balla. Giusto. Bravo. Ma molto skillato. È troppo veloce quelle emote. Devi lasciare il tempo che il martello colpisca a terra. È bello il rumore del martello. Aesphos, se mi stai ascoltando, fallo. Lo so che se mi stai ascoltando. Ma ti sente poi con il delay, quindi mi dispiace. Vabbè, fra 2 minuti vediamo. Ok. Quant'era? 5? 2000 anni? No. Questo match è già fatto in verità, ragazzi. Suzume in corsia centrale cerca di gestire Haki come può. Tutto sommato il wave clear di Ryze non è malvagio, ma Ryze ha bisogno almeno del livello 2 per poter spammare sovraccarichi e flussi di incantesimi. Ryze lì sotto torre non soffre ha perso un minion perché ha tirato un auto-attacco che non doveva tirare, però vabbè. I minion lo stavano già auto-attaccando, l'avrebbe perso probabilmente in qualsiasi caso. Livello 2 che viene ottenuto effettivamente adesso. Aesphos che viene aggredito durante i primi livelli per mano di Balu. Normale, il primo livello di Balu con Dottor Mundo è superiore a quello di un Horn. Guarda, più che altro il problema principale non è tanto il livello 1-2, ma è il livello 4-6 dove Horn può dare problemi a Mundo. Di questo però deve occuparsene anche Vanez. Deve esserci copertura. Balu aggressivo su Aesphos, però ha preso un sacco di danni.
normale. Penso che Ace fosse temesse un gank un po' cheesy, data l'assenza di visione, quindi indietreggiato comunque. Ma quel trade poteva andare a favore del top laner dei MOBA Rogue. Assolutamente, ma quando sei un Ornn che rischia tanto i primi livelli, può essere gankato, perché comunque Xin Zhao ha un pattern molto semplice: mi lancio di testa dentro, ti faccio tre autoattacchi e sei lanciato per aria. Mundo ha tanti danni con le Infected Cleaver, sì, con il reset dell'autoattacco. Non vuoi rischiarla. Non vuoi rischiarla. Flippers invece va aggressivo contro Vanez. Livello 3 da parte di entrambi. E ora si sposteranno per effettivamente ottenere un po' di visione. E probabilmente questo blue buff andrà nelle mani di... Viene resettato? Mi sa che viene resettato. Viene resettato, sì, sì. Infelicissimo per i Raccoon, perché adesso Vanez è libero di farlo in libertà. Ma guarda in corsia centrale, si sta spostando Xin Zhao e niente, lo vedono e si... Cioè, ok, non avevo visto il lume sull'entrata, sì, della giungla, perché l'icona di Xin Zhao stava coprendo il lume. Quindi esattamente, quindi c'era visione, si sono subito portati in zona franca. Corsia superiore è stato costretto al flash Baloo nei primi livelli, come ti ho detto, nel momento in cui è sottile il livello 3 va super aggressivo. Sì. Hai visto la barra degli HP di Baloo scendere alla velocità della luce? Aki intanto in corsia centrale cerca come può di controbattere alla pressione di Ryze. Buono il farm da parte di entrambi i mid laner, ma Ryze non ha mana. Deve tornare in base e andare ad acquistare la lacrima della dea. E non avendo il teletrasporto, obbligata ovviamente la purificazione contro Zoe, ci metterà un po' di tempo, perderà un'ondata di minion. Sì, infelice. Anche un'ondata di minion col cannone. Quindi ti trovi in quella corsia in cui sta arrivando il minion con più soldi e più esperienza e potresti perderla. Non sembra che la vada andrà a perderla, però... No, un paio di minion li ha persi. Sì. Infelice tempo di richiamo, non è riuscito a utilizzare correttamente la barra del mana per iperpushare e poi tornare in base sicuro. Corsia superiore, Flippers va ad aggredire Ace Foss, troverà il knock up. E invece è Ace Foss che quasi trova l'uccisione su Flippers. Ci fosse stato l'autoattacco potenziato dal Mantice, cioè, quindi quel piccolo knock up. E anche il Grasp of the Undying, la presa dell'immortale. Sì. Qua ingaggio da parte di Paolo Cannone. Traitor lanciato per aria, troverà lo stun alla fine. Sì, lo trova, però counter è stato lanciato per aria da parte di Shield. Traitor qua trova alla fine abbastanza danno. Counter si salva per il rotto della cuffia, perché Paolo Cannone ha ucciso un minion con il Relic Shield e ora verrà ucciso. Primo sangue nelle mani dei Raccoon. Ancora una volta Baloo ora bloccato per mano di Suzume. Qua Vanez non ha sufficiente danno, è livello 3, Flippers è livello 4. Si sono spostati anche dalla corsia centrale i Raccoon. Aki è andato in soccorso e ora Flippers si salverà e Baloo tornerà in corsia. Sottovalutare in questo modo la fase di corsia di Lucian è un errore che non puoi permettere. Non puoi permettertelo due volte. Vanno a daivare Mundo. Possono permetterselo? Pericoloso. Infatti Ace Foss andrà a morire. C'è anche Flippers lì presente. Semplicemente cosa fa? Arriva a inseguire gli avversari. Vanez non ha abbastanza danno. Hashtag Moba Dive. Hashtag Moba Dive, davvero. Cos'era quel dive? Parlavi delle skin pool party? Pool party, sì. Fanno pool party Ace Foss e pool party Vanez con l'abilità di dive in profondità. Per davvero, Suzume trova un buon trade, si porta in zona franca grazie al phase rush, ma è senza mana. Aki ha ancora la sua barra di risorse disponibile, ha ancora tempo per poter pushare questo dive. Allora, il dive su Mundo ci può stare, ma deve arrivare a livello 3, non a livello 5. Più che altro Vanez è arrivato anche tardi, sì. Cioè non è che è arrivato tardi, potrebbe essere, può essere letta in due chiavi, ci sono due chiavi di lettura: o Ace Foss è ingaggiato troppo presto o Vanez è arrivato tardi. Non lo so. Un ingaggio a parte Paolo Cannone, knock up di Shield che va effettivamente a segno. Paolo Cannone ora trova il knock up, troverà anche lo stun. Counter però non ha ancora abbastanza danni, è così pericoloso aggredire Lucian e Rakan con anche questo pattern di gioco. Poi voilio dire, Lucian dalla sua ha una sciabola di Bilgewater, ruba vita, un buon quantitativo di attack damage. Tornerà in salute, perché aggredire in questo modo gli avversari? Hanno già dato via così il primo sangue, i MOBA Rogue, e i Raccoon sono sull'orlo della ripresa. Shield letteralmente balla in faccia a Kai'Sa. Ok, Traitor buono il posizionamento, si è messo davanti al minion per intercettare dalla distanza il cercatore del vuoto e impedire a Counter di farmare. Per carità, è riuscito a risparmiarsi un minion, però guarda il freeze in corsia inferiore che stanno impostando i Raccoon. Normale, devi impostare un freeze, hai ottenuto vantaggio. Vuoi zonare gli avversari dalla farm? Vuoi zonare gli avversari dall'esperienza? No, perché comunque possono permettersi di stare abbastanza vicino da vedere i minion morire e quindi feels bad, man, non ottieni gold ma ottieni almeno l'esperienza. C'è anche però Flippers. Spottato però da un lume, sì, di controllo, si sta spostando anche Zoe, devono indietreggiare i MOBA.
hanno pingato addirittura la possibilità di un lume sul fiume. Hai visto il ping da parte di Aki? Perché? Forse era sull'algo granchio, semplicemente prendilo, è qui. Probabile. Sì. Sì, infatti viene okay. conquistato in questo momento. Shield sta ballando in faccia a Paolo Cannone e a Counter. È livello 6. Paolo è a livello 4. Capisci? Per via di quel primo sangue sfortunatissimo. Più che sfortunato, un errore meccanico pesantissimo che è stato immediatamente punito. Counter ecco. Livello 5 e ora dovrebbe essere abbastanza comodo. Paolo ha preso il minion utilizzando la testata. Sì, si è portato in avanti con anche lo scudo reliquia per la testata. Vanez insieme a Tsuzumi in corsia centrale e continuano questo duetto per non perdere priorità in corsia, ma ormai la priorità in corsia è persa. Guarda il vantaggio che Aki ha a livello di farm e a livello di pressione. Ha una Blasting Wand al... Ok, Blasting Wand first item brutale? Immagino sia un Eco di Luden. Sì. E quindi tu vuoi andare, quando hai 850 gold, direttamente per la bacchetta della distruzione. Sì, alla fine sì, se non hai abbastanza soldi per il Lost Chapter ha senso come scelta. Esatto. Cioè, per ordine di build. Per non perdere in spike, capisci? Mm-hmm. Perché buildare un Zaffiro su Zoe non ti dà nulla. Più possibilità di trade, ma non hai questi grandi costi in mana su Zoe. No, infatti. Testata difensiva di Aceforce per portarsi lontano dalla possibilità di utilizzo del Grasp of the Undying di Mundo. Mundo che in ogni caso a livello 7 è abbastanza tranquillo. Aceforce va a parare di faccia le mannaie infette, gli ukuleli infetti di Mundo. Le ha bruciate con la fermata. Che brutta cosa, come si fa a infettare un ukulele? Puoi infettare tutto, bro. Basta. Dopo che fai virologia lo sai. Aceforce contro Baloo. Capocciata difensiva da parte di Aceforce. Sa che la Suprema di Mundo è disponibile e non vuole rischiare troppo. Non solo, non ha visione su quello che è Xin Zhao. E anzi sono e i raccuni che hanno totale visione. Corsia superiore, è lì presente Flippers. Viene piazzato un lume da parte di Aceforce. Perché ti sposti avanti vedendo Flippers lì? Ok, hai la testata difensiva, puoi fuggirtene via. Buono. Ma è così pericoloso. Fai sprecare tempo semplicemente agli avversari. Ecco perché Vanez ha ingaggiato il drago della nuvola. Molto buono lo spostamento da parte di Aceforce. Ha gestito in maniera disciplinata. Oh, il drago dell'oceano, perdonatemi. Sempre blu era. Beh, oddio, è bianco quello della nuvola. Vabbè, non è bianco, è azzurro ghiaccio. No, è verde mare. Dannazione. Traitor esce... No, quello della nuvola. Ah, quello della nuvola, sì, è tipo... Ce l'ho. Bianco uovo. Dopo è un essere drago. Stato fritto. Shield e Traitor cercano ancora pressione in questa corsia inferiore. Traitor con questo Lucian sta dominando, ma è normale. E Lucian deve fare questo. Deve bullizzare. Ok. Quindi, comunque, vi ricordiamo, come ci ricorda anche la grafica, che il vincitore di questa serie al meglio delle tre, vince il primo ad arrivare a due vittorie, andrà ad affrontare gli Outplayed in semifinale. Paolo Cannone viene aggredito, utilizzato, proccato il press di attack, l'attacco sostenuto. Xin Zhao vorrebbe il dive, hanno i livelli necessari per farlo, Paolo Cannone invece ingaggia, eccolo qua, lanciato per aria, Counter ora utilizzato lo scudo flash, difensivo per mano sua. Traitor infelice, l'utilizzo della sua ultimate perché è arrivata l'ondata di minion, Traitor ora continua ad attaccare. Morirà. Potrebbe morire. Morirà. Non ci credo. Flippers uccide Paolo Cannone e il trionfo dà gli HP necessari a Traitor per sopravvivere. Infelicissimo come risultato finale. Stanno arrivando due teletrasporti, quello di Counter e quello di Aceforce. Arriva l'ingaggio da parte del dio della forgia. Qua lanciato per aria quel Flippers, andrà a morire per mano di Aceforce con Counter che piazza un Void Seeker e ringrazia per l'assist. E guarda Vanez, guarda quanto i Mova Rogue stanno riuscendo ad altalenare il loro posizionamento sulla mappa. Vanez appena vede i membri del suo team in corsia inferiore cercare di gestire le brighe dei Raccoon, si porta verso il messaggero della Landa. E Mundo stava recollando adesso, l'ha cancellato, ma Mundo ha sprecato tempo che poteva sfruttare per pushare. Non ha salute. Ok. Vanez è lì in zona. Effettivamente Baloo sta rischiando. Sta rischiando, ma Vanez deve prima completare il messaggero per essere un rischio per Baloo. Baloo poteva mandare l'ondata fino in fondo alla torre. Sì. L'avesse pushata prima, Vanez non l'avrebbe ottenuta. Vanez ottiene risorse aggiuntive per questo. Comunque, sai, più che risorse qui, quello di cui ti devi preoccupare è la pressione sulla mappa. Fosse morto in quel caso, la pressione sarebbe diventata enorme in quella corsia superiore. E quindi è il classico meglio prevenire che curare, capisci? Okay. Hai visto già prima che cosa è in grado di fare Vanez con Graves appena guadagnano pressione di mappa? Non vuoi ritrovarti in quella situazione.
Suzuma in corsia centrale continua a farmare. E Ryze è tranquillo. Sta buildando, sta attraversando la sua fase di costruzione mana con la lacrima della dea e l'ametista degli eoni. Ryze, secondo te, contro questa composizione dei Raccoon? Qui, Baloo, basso in salute. Aesphos è abbastanza prestante su entrambe le barre delle risorse, però niente, va a pushare l'ondata. Ti sto dicendo, Ryze, in un teamfight, utility per Kai'Sa o deve cercare davvero di tirare giù qualcuno prima che sia troppo tardi? No, deve tirare giù qualcuno prima che sia troppo tardi. I Moba Rogue hanno il danno necessario per togliere la parte iniziale della barra degli HP di Baloo. Spero che quella sia un page per un Black Cleaver da parte di Vanez con quella Longsword. Paolo Cannone trova l'ingaggio sul shield. Troveranno il first brick alla fine, ma qua Flippers bassissimo di vita. Viene alla fine ucciso Vanez. Flippers è ancora in vita. Riesce alla fine a essere completa la uccisione. Counter però morirà per mano di Triton. Preso l'uccisione per mano di Suzume. Sì, no, invece finisce in mano a Paolo Cannone. Infelicissimo questa cosa. E tutti i Raccoon sono lì presenti in corsia inferiore. Double kill per Aki. Riescono a sfruttare il vantaggio in teletrasporti e lo sfruttano perfettamente. Con Ornn doveva dominare la fase di corsia. Se non vai a dominare quel mondo e anzi vai a dargli risorse gratuite con il con quel dive pessimo a livello 5. Qui parlando di dive sul mondo direttamente su Paolo Cannone, Baloo andrà a morire, troverà l'uccisione, l'uzione è sufficiente. Sì, alla fine è il red buff in verità di Vanez. Flippers ora però ha ingaggiato di faccia contro più persone. Counter stava tankando la torre su Zoom, eh? Ok, sta aspettando semplicemente che venga completata la torre per mano del messaggero. E alla fine la kill finirà su di lui. Double buff per Suzume. Infelice scambio. 2 sì. per 1, ok. Ma per quale motivo dare quella kill? E il messaggero arriva a tirare la testata anche alla torre interna. Sì. Quelli sono una tonnellata di danni. Una tonnellata. Comunque, corsia. Anche in corsia superiore hanno trovato una torre. Era già veramente bassa di vita. D'accordo, quella torre, ma i Raccoon, dopo una ottima azione in corsia inferiore, si addormentano sulla mappa e perdono di tutto. 2500 gol di vantaggio da parte di Raccoon. Moba Rogue, che nonostante le due torri prese e le due kill, rimangono ancora in pesante svantaggio. Guarda la distribuzione in oro. Quello Xin Zhao sta facendo veramente i miracoli per i Raccoon, dando così tanto al suo team. Lo so, ma allora voglio dire, non è tanto che cosa dai al tuo team, ma come stai distribuendo le risorse. Ancora una volta i Raccoon stanno riuscendo a trovare le risorse su chi le deve trovare. Dall'altro lato i Moba Rogue li vedi tutti con una kill a testa, li vedi tutti con una build che fatica a scalare in questo momento di partita. Ryze deve completare almeno un oggetto. Deve. Almeno uno. E ce ne vuole ancora un po' per andarlo a completare. Verrà preso il secondo drago oceanico. Felicissimi Moba Rogue. Con la lineup che hanno, il doppio drago oceanico li aiuta. Possono scalare. E ricordiamoci, hanno comunque Ornn. Scaleranno meglio in oggetti più andrà avanti la partita. E Xin Zhao contro Graves. Quel matchup favorisce Xin Zhao. Non Xin Zhao, perdonami, Graves. Più va avanti la partita. Sì, ma. Guarda la build di Xin Zhao. Appunto, sta andando per la virtù della triade. Dall'altro lato Graves andrà per la mannaia oscura. Xin Zhao è più fragile, ma trova più danni. Non troverà Armor Shred e quindi la frontline dei MOBA deve fare tanto. L'ingaggio da parte di Aesphos, trova il knock-up su Traitor, addirittura il doppio knock-up da parte di Paolo Cannone. Shield subito che prova ad ammaliare. Flippers verrà ucciso per mano di counter. Sì, alla fine viene ucciso da parte di Graves. È arrivato attraverso il muro. Sì, è arrivato attraverso il muro.
No, nemmeno ho utilizzato i danni collaterali. Arriva Espos con la testata diretta e subito va a seguire con gli istinti omicidi counter. Shield si salva con l'entrata trionfale, ma no, c'è Graves lì presente sul fianco. Vanez inseguirà e Aki alla fine permette una facile presa. Aki riesce a salvare il compagno di squadra. Teletrasporto di Isfos in corsia inferiore per difendere la torre. E Balloon in tutto ciò non era presente. Stanno lentamente recuperando i Moba Rogue, ma rimangono in vantaggio i Raccoon. Raccoon che stanno trovando strutture finalmente. 3 torri a 2, vantaggio strutturale da parte loro. Raccoon comodi, non hanno perso troppo in questo trade, magari un eccesso di zelo nel cercare di voler conquistare quella Balloon torre. Balloon costretto all'utilizzo della ultimate, sta arrivando counter dal fianco, viene ancora una volta rallentato. Void Seeker di counter per capire dove non si trovi, ma alla fine si ritira. Non c'era l'istinto omicida e quindi anche era stato trovando, utilizzato poco fa. Anche trovando dei controlli non avresti trovato nulla. E in corsia inferiore, Isfos con questo Horn contro Mundo. Siamo già nella fase di gioco nella quale soffre, anche perché hai una maschera abissale dalla tua e Mundo fa tanti di quei danni fisici appena riesce a far proccare il suo masochismo. Counter in corsia centrale, farma e Kai'Sa è felice di deve farmare, deve ottenere vantaggio. Finalmente quel Road of Ages è online, finalmente comincerà a prendere stack. E però siamo a 18 minuti, quindi vuol dire ancora 9 minuti per ottenere quello che è la totalità delle statistiche. Paolo Cannone, un buon ingaggio sul contro ingaggio su Flippers. Alla fine prendono la Mavecco maggiore, non quelli minori. Vabbè, si piange da un solo occhio. Davvero, Vanez, Suzume in corsia superiore con Ryze andrà a farmare tranquillamente. Letteralmente i MOBA devono scalare, esatto. Possono permettersi di scalare. Hanno Ryze e Kai'Sa. Sì, davvero. E Ornn. E Graves. Graves non eccelle in scaling, ma Graves più che altro ti fa da fulcro per arrivarci alla fase dove scali efficacemente. È l'unica fonte di danno fisico, però. Counter sta andando per una build AP. Sì, non è neanche una build con la Blade of the Ruined King per gestire Baloo. Scelta però. Un po' infelice, secondo me. Sincero. Lo so, allora, capisco l'idea di base dove dici... È stata nerfata la furia di Guinsoo, non mi dà più così tanti AP come prima, la build AP è meno efficace. Ma la build AP sfrutta così dannatamente bene la passiva di Kai'Sa. E dall'altro lato le build quali sono? O quella on hit o quella addirittura attack damage con la danza della morte. Secondo me quella build sarebbe stata troppo rischiosa. Non avevi abbastanza attack speed in quella build. Su quello sono d'accordo. E devi piazzare semplicemente le stack di plasma. Arriva l'ingaggio. Rakan ha bloccato l'ingaggio principale dei Moba Rogue. E ora vengono divisi dalla ultimate di quello Xin Zhao. Prova a ringaggiare. Poco da fare. Paolo Cannone in mezzo a tutti quanti. Tanca il possibile. Suzume alla fine ancora in vita nonostante il tentativo di ingaggio su di lui. Counter morirà con l'ustione. No! Con gli istinti omicidi si salva. Niente da fare. Viene ucciso Espos. Viene ucciso Counter. E ora inseguono Vanez. Si lancia Baloo all'inseguimento. Aki ha la sua pad. Star troverà alla fine con un semplice autoattacco e quello che è l'eco di Luden. Il danno è sufficiente e ora Moba Rogue morti in tre. Il barone Nashor è appena spawnato. Possono farselo i Raccoon? Dubito sinceramente, pericoloso. Gigantesco. Shield ha fatto il miracolo. Perché appena vede l'evocazione del Dio della Forgia, ma l'avevamo detto in fase di selezione campioni, quel Rakan in teamfight dà troppi problemi ai Moba Rogue. Se sono tutti così ravvicinati, sì, sono d'accordo. Sincero, perché ingaggiare così vicino alla torre? Follia. Non follia puoi permettertelo. Sì. Arriva un teletrasporto? No. Semplicemente provano l'inseguimento e spaventano i Raccoon. Battono in ritirata. E guardiamo l'azione. Appena viene chiamato il dio della forgia, si lancia in avanti Shield. Il suo Rakan ne ammalia 3. Trova il knock-up su 3. Flippers si lancia in avanti. Li va a scomporre. Ma ne paga le conseguenze con la morte. Morte che arriva per mano di counter. Quindi in tutto il fight piangi da un solo occhio perché sei riuscita a dare un'uccisione a Kai'Sa, ulteriori risorse per lei. Kai'Sa che non ha ancora completato il dente di Nashor. Isfos qua prova l'aggressione, trova il knock up su Flippers, il Void Seeker va a segno. Non possono ingaggiare, sono troppo vicini alla torre, c'è Rakan lì presente. Isfos deve stare più indietro se vuole ingaggiare di ultimate.
o ingaggi con Paolo Cannone che esatto. utilizza Alistar e poi come follow up. Sì, come follow up, che era quella l'idea iniziale. Ma se siete così vicini, è normale che Rakan vi utilizza la provocazione della toccata e fuga, provocazione, l'ammagliamento della toccata e fuga, e poi si rigira e dice: bella, no cappa d'aria, ed è un ingaggio gratis per il mio team. I Raccoon hanno concatenato bene tutto, i Moba Rogue no. Team fight dei Raccoon. Stanno giocando davvero, davvero bene, ed è un peccato vedere che... Mozza fiato questi fight. Sì. Vanno per il barone. Vanno per il barone. Su un lume, sì. Contro che viene piazzata soltanto adesso, e i Moba Rogue devono ritirarsi, non possono permettersi questo barone Nashor. Il mondo sta arrivando dal fiume, e Ace schiva quello che è la bolla della nanna, la Sleepy Trouble Bubble, l'area lasciata alle spalle. C'è il terzo drago oceanico, prendetelo. Sì, sarebbe tipo, non adesso, ma nel senso in generale il focus dovrebbe essere su quello. Se prendono tre draghi oceanici, i Moba Rogue possono costantemente assediare e non hanno nessun modo per gestirlo. Balu che semplicemente corre in avanti in faccia counter, utilizzate gli istinti omicidi. Ora Balu veramente rischiosa posizione, Rakan bloccato a mezz'aria, Isos è stato sacrificato e ora Paolo Cannone è a seguire, è abbandonato a se stesso. Rovina. Grandissimo Aki nel trovare una bolla della nanna su counter, segue Balu con il flash in avanti. La mannaia infetta e Mundo va dove vuole. Assenza totale di ferite gravi. Dove sono le ferite gravi contro Mundo? Zero, vuoto, nessuno ce le ha ancora. E Vanez doveva essere il primo a prenderlo dopo il Phage. Sì. Quella Kindle Gem sta portando così poco al tuo inventario, quando invece una semplice chiamata del Carnefice avrebbe cambiato quel fight. Perché Mundo sarebbe morto. Sì. Mundo sarebbe morto in quel fight. Paolo Cannone, non avendo l'ustione, non poteva piazzare le ferite gravi. Rivediamo. Qui Balu si lancia in avanti, ingaggia su counter. Counter basso in salute, obbligato l'istinto omicida semplicemente per lo scudo sul posto per non morire. Che cosa significa? Significa che muori immediatamente dopo, perché non hai i danni per tirare giù Mundo. Non adesso. Non ancora. Flippers aveva trovato il rallentamento con quello che... Il vento che diventa tempesta. Wind sì. becomes lightning. Mamma mia. Quanto è lungo quel nome? Meraviglioso. Ma niente a confronto con la posizione del messaggero della morte. Agghiacciante. Zoom in corsia centrale, posizionato non benissimo. Bolla della nanna. Purificata. Bravo. Bella purificazione da parte sua. Va subito a rimuovere una possibilità di ingaggio dei Raccoon. Raccoon che con 7000 gol di vantaggio dettano legge. Dettano legge. Hanno i team fight dalla loro attualmente, perché i MOBA continuano a utilizzare le loro ultimate, i loro strumenti di ingaggio e disingaggio in un modo discutibile. Paolo Cannone da una semplice paddle starà perso un terzo di vita. Manca salute. La comunicazione lato Moba Rogue. Non stanno giocando sulla stessa linea d'onda e nel momento in cui lo dico piazzano due controller nello stesso punto. Confermando per ancora dire, una volta. C'hai ragione. Sì. Doppia contro utilizzata. Adesso è Isfus in corsia inferiore che sta pushando l'ondata dei minion. C'è uno slow push anche in corsia superiore, ma i super minion in corsia centrale sono il problema. Moba Rogue che non possono fare nulla. I Raccoon potrebbero prendere non un barone Nashor, perché verrebbero subito bloccati, ma il drago oceanico lo rimuovi subito, così almeno vedi qual è quello dopo. È un... Allora, barone Nashor considera che l'unico portatore di danni percentuali salvo Mundo è Lucian con una lama del re in rovina. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non hai una capacità di conquista immediata di infatti, quel barone. Il barone non lo potresti prendere perché i Moba Rogue arriverebbero a bloccare il tutto. Isfos viene addormentato la bolla della nanna, la testata va a segno ed è fantastica l'animazione. Ingaggio del dio della forgia, troverà la testata, sì, la trova su quello Xin Zhao costretto a flash difensivo, si lancia counter con la sua, questi sono i stinti omicidi, Zuzume trova l'uccisione, Traitor intanto continua a picchiare Paolo Cannone, Black Cleaver fusta accada su di lui, Isfos si lancia, viene ucciso per mano di Aki, Balu che alla fine verrà ucciso, no, non hanno i danni! E non hanno le ferite gravi. Suzume l'ha utilizzato quello che è lo scudo della Seraph Embrace. Carico counter, rischia di essere bersagliato. La ulti di Mundo è appena stata utilizzata. Counter dovrebbe morire. Paolo Cannone blocca l'azione. Flash difensivo per mano sua. E ora sono in fuga i Moba Rogue. Vanez ucciso. Aki ha ucciso Alistar. E ora portare i reami di Ryze. Niente da fare. Doppia uccisione leggendario. Aki si sta dimostrando una macchina da guerra su questa Zoe. E sta facendo davvero scuola. Terza volta che Balu sopravvive perché non ci sono ferite gravi. Balu, la sua barra degli HP continui a vederla calare, ma non abbastanza in fretta. Sì. Perché? Perché la rigenerazione è piena. La vedi calare, ma mai andare a zero. Rivediamo il fight dall'inizio. Vanno in avanti, qui una meraviglia della tecnologia moderna, il moonwalk da parte di Ace Boss.
che non gli permette però di spostarsi in zona franca. Flippers ingaggiato, e qui Counter esegue bene, utilizza l'istinto omicida per portarsi all'interno della mezzaluna difensiva di Xin Zhao e potergli fare danno, cosa che non stava succedendo. Shield ma non trova niente, guarda qua Baloo. Riesce a rigenerarsi tutta la vita perché ancora una volta non ci sono le ferite gravi. I Mobarog non trovano il tempo per completare la kill e ora Baloo parte all'inseguimento. Rallenta Counter, insegue subito Traitor, Paolo Cannone trova il knock-up e ora poco da fare. Shield non trova niente per modo di dire, perché con quell'ingaggio ha spezzato in due i Mobarog. Ha impedito il follow-up damage da parte di Kai'Sa sull'ingaggio di Ryze nei confronti di Mundo ed è per quel deposizionamento protratto da Rakan che Kai'Sa non ha trovato l'uccisione. Perché, ricordiamo, stack di plasma già applicate dai controlli di Ryze, danni sulla salute mancante, quando Mundo ha un HP, funzionano. Mi prego, così. Piazzate delle ferite gravi negli inventari dei Mobarog. Se vogliono vincere un fight, devono, e non c'è ancora niente. Zero. Nessuno lo sta prendendo. Non puoi farti forte solo dell'ustione di Paolo Cannone, perché il tempo di ricarica di quell'ustione è leggermente più ampio di quella del... sadismo di Mundo. Vanessa ha completato la mannaia oscura, almeno ottiene quell'effetto, ma gli servono le ferite gravi, gli servono. Sarei curioso di vedere quanti soldi hanno nell'inventario. Vanessa? Sì. Vanessa comunque 2-4-3 non è comodo come nella partita precedente. No, chiaro. Anzi, Xin Zhao è riuscito a gestirlo molto bene, penso che da parte di Raccoon questo fosse un asso nella manica. Traitor, anche lui con Lucian. Come nella partita precedente, tranquillissimo, degeneratosi ora in corsia centrale l'inibitore dei Mobarog. I Mobarog si permettono di spostarsi in modo più tranquillo. Drago oceanico per loro. Terzo drago oceanico, comodissimi. Sì. Felicissimo. Qui adesso, comunque, trentesimo minuto, tre draghi oceanici. Guardiamo le statistiche invece in late game. Nella partita di prima siamo andati a paragonare quelle mid game, perché tutto quello che stiamo vedendo si era realizzato più intorno al 25esimo minuto. Entrambi i team non brillano in late game, con i Mobarog però superiori su quelle che sono le arriva qua l'ingaggio direttamente su quel Mundo. Ancora una volta Aesus non può utilizzare il knock-up e alla fine viene ucciso. Paolo Cannone in mezzo a tutti, si lancia in mezzo a tutti quella Kai'Sa e questo è fight vincente. Poi ancora una volta per i Raccoon. Questa tutto sarà partita ucciso. Per questa i Raccoon. Questa è partita. Vanno possono dritto. Tirare dritto. Sono tutti vivi. Ferite gravi. Dove trovarle? Non negli inventari dei Mobarog. Ancora una volta l'ingaggio è su Baloo e ancora una volta Baloo guarda la sua barra degli HP alla fine del fight. Counter utilizza l'istinto omicida in senso aggressivo contro... quando la bolla della nanna era arrivata su di lui. Vuol dire che è obbligato alla stasi del cronografo per non morire, ma muore istantaneamente dopo. Signore e signori, i Raccoon ci regalano emozioni, ci regalano l'ennesimo team fight vinto e ci regalano soprattutto una serie 1-1 con le unghie e con i denti. I giovani Brocioni vogliono arrivare a Roma. Complimenti davvero, perché quell'ultimo fight e tutti i fight, anche quelli prima, nel primo game e nel secondo game, i Raccoon hanno dimostrato una capacità di team fight colossale. Bravi! E stavolta hanno draftato molto meglio per sì, i team fight, perché hai Rakan dalla tua, hai Mundo e dall'altro lato si dimenticano che Mundo si cura e che quindi il counter per le cure è qualcosa che riduce le cure, tipo le ferite gravi. Basarsi sul, come hai detto tu alla fine, prima che scoppiasse l'ultimo team fight, basarsi solo sull'ustione, sull'ignite di Paolo Cannone non era sufficiente. I Raccoon inoltre hanno giocato molto bene l'early game e sono riusciti a correggere l'unica pecca che li aveva visti perdenti nella partita di prima. Dive continui sulla corsia inferiore, scambio di risorse, per carità, dove Esfos stava trovando risorse dall'altro lato della mappa, ma non le stava trovando su Ungnar, non le stava trovando su Ungnar con una furia di Guinsoo, le trovava su Ornn, un tank da teamfight che, una cosa che avevo provato a dire durante la partita ma sono stato interrotto dall'azione, è che Ornn, che cosa ha di peculiare? Dalla sua può potenziare gli oggetti dei compagni di squadra. Okay. È una delle tante peculiarità di Ornn. Devi arrivarci a quella fase però. Aspetta, fammi okay. dire dove volevo arrivare. Può potenziare gli oggetti.